Oggi questo incontro è dedicato ai pescatori? Sì, è un incontro dedicato ai pescatori perché in virtù dell'approssimarsi della nuova programmazione FEAMPA 2021-2027 ci stiamo preparando e stiamo informando i pescatori delle opportunità che si creeranno e dei bandi che verranno pubblicati. E quindi servirà a informarli in maniera tale che loro possano comunque partecipare e possano dire la loro. No? Noi stiamo qui anche ad ascoltare le esigenze, per cui anche in una seconda fase si potranno anche rimodulare. No? Quindi... Io le faccio una domanda. I pescatori hanno bisogno di essere informati sulle opportunità che hanno, perché loro sono convinti che queste opportunità non ci sono. Ma guardate... Io do una risposta per quello che noi sono 11 anni che operiamo, anzi diciamo, con questa programmazione pure qualcosina in più. Cioè, non è che non ci sono le opportunità, è che i pescatori devono capire una cosa, che io mi rendo conto, loro sono grandissimi lavoratori, fanno un grandissimo sforzo e dei sacrifici enormi. Però ormai per come vanno le cose non basta solo salire in barca, andare a pescare, ritornare e poi finisce là. No, adesso il pescatore deve diventare un imprenditore, il pescatore deve attrezzare la barca in maniera tale che il pescato che viene preso mantenga, lo dicevo prima, mantenga le caratteristiche organolettiche, quindi deve attrezzare la barca, deve tessere una rete di strutture e sia anche di rapporti anche col web, con mercati, cioè perché ormai la differenza la fa. Allora, faccio un esempio, no, per dirla. Allora, mi dite qual è la differenza fra il gambero rosso di Mazara e il gambero rosso di Crotone? Nessuna. Allora mi dovete spiegare perché a Mazara lo vendono oltre 100 euro al chilo e qua 40 o 50, la metà. Allora qualcosa non funziona e non è colpa della politica, è colpa di un'organizzazione, di produttori. Non lo andiamo dicendo, però i pescatori devono unirsi, devono fare rete, devono creare un'organizzazione di produttori, devono creare dei consorzi, cioè si devono attrezzare, ripeto, non basta solo andare a mare e pescare. Il paradosso è che meno forse si pesca, e più valore aggiunto avrebbe il pescato, quindi i pescatori devono, non dico che devono stare ad ascoltare noi, però si devono confrontare e queste occasioni sono utili a questo.